Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto il metodo per togliere i dead spot ragazzi dal magazzino veicoli del CEO. Ciò cosa vuol dire? Quando abbiamo questo problema, per esempio io ho preso una ruiner nella maniera sbagliata in passato in questo account e mi ricordavo appunto che se andavo a ricomprarla non me la faceva ricomprare e dentro il garage non c'era e quindi non potevo più usufruire di uno slot all'interno del magazzino veicoli del CEO, quindi non potevo neanche più avere la ruiner. Adesso vi spiego come fare per togliere questo problema, quindi per recuperare i spazi morti del magazzino dei veicoli CEO. Quindi tanto per iniziare ci mettiamo il rientro all'interno del magazzino veicoli del CEO ragazzi, ci facciamo un cambio stile e chiudiamo il gioco ragazzi. A questo punto riavviamo il gioco e ce ne andiamo in storia ragazzi. Una volta che siamo in storia andiamo alla modalità regista. Funziona anche per next gen, importante come requisito avere la storia ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che siamo alla modalità creatore, andiamo su attori, andiamo su animali e andiamo a prendere un volatile che non sia la gallina raga, se no il glitch non funziona, un po' come proprio la regista, come glitch per i completi. Quindi a questo punto, una volta qua raga, dobbiamo teletrasportarci dall'autostrada nel punto dove ci sono più veicoli possibili, camion, roba grossa. Apriamo il nostro menu interazione e impostiamo la meta e ci teletrasportiamo. A questo punto dobbiamo cercare di schiantarci ragazzi contro un grosso veicolo, un camion, qualcosa di grande. Quindi guardate bene cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare il trick di Franklin, quello per andare in storia prima di schiantarci. Quindi premiamo la freccia giù, tiriamo l'analogico destro verso l'alto, selezioniamo Franklin, molliamo l'analogico ragazzi e a questo punto prima di impattare molliamo la freccia bassa e spammiamo A. Il risultato è che deve darvi questa scritta massacrata. Ve lo dico subito, non vi state a pensare di farlo a primo colpo, se ci riuscite avete un buco di culo, così. Quindi a questo punto ragazzi, cosa dovete fare? Se il glitch vi è uscito sarete in una schermata nera, potete riprovarci quante volte volete, non è un problema. È fondamentale che in questa schermata ci state circa 5-10 secondi o di più se volete essere proprio sicuri e a questo punto fate così. Tenete premuto il menu interazione, fate una volta freccia su e poi cliccate X. A questo punto vi darà questa allerta e l'accettate. Adesso saremo alla modalità regista. Cosa dobbiamo fare? Torniamo alla modalità storia e andiamo sulla penultima voce. A questo punto, una volta accettato, torna alla modalità storia, raga, saremo in modalità storia con il nostro volatile. Quando siamo in questa schermata, start online, trova nuova sessione, a inviti, ragazzi. E a questo punto, una volta che saremo spawnati nella sessione a inviti, saremo all'interno del nostro deposito veicoli. Ora non ci resta altro che uscire dal nostro deposito veicoli, ragazzi, è fondamentale andare fuori e una volta che siamo fuori dovremo fare una chiamata. Ci chiamiamo il meccanico e ci dovrà dire una cosa in particolare, che non ci sono veicoli dentro questo garage. Guardate bene in basso la scritta bianca. Se invece vi risponde e vi dà il menu, vuol dire che non vi siete buggati magari correttamente oppure avete fatto veramente come 400 tentativi nella modalità creatore, raga. Quindi a questo punto cosa facciamo? Entriamo all'interno e andiamo dentro il nostro deposito se vi ha dato questo errore, che praticamente chiamano il meccanico, vi ha detto che non ci sono veicoli. E come potete vedere non ci sono veicoli davvero all'interno del mio deposito veicoli. Ciò perché? Perché raga, facendo questo glitch despawneranno tutti i veicoli che stanno all'interno del CEO, del deposito del CEO, ma non li perdiamo, è una cosa momentanea, non vi preoccupate.
Quindi adesso vi faccio vedere che, aprendo il sito, posso andare a ricomprarmi la Ruiner che non potevo comprare, che avevo buggato. Quindi, una volta che l'ho comprata, raga, cosa facciamo? Semplicemente chiudiamo il sito e aspettiamo che arrivi la macchina. Una volta che il veicolo è arrivato, raga, siamo a cavallo. Semplicemente vi fate un cambio stile per fare un salvataggio forzato e, una volta fatto ciò, chiudete il gioco e riavviate GTA, raga. Intanto, ragazzi, vi voglio invitare per favore a mettere like ai video, se i video sono funzionanti, se il video è stato d'aiuto, se il video vi è piaciuto. Anche se il video non vi è piaciuto, raga, cercate di supportare il lavoro che faccio, perché l'unico modo per portare avanti questo canale, per far sì che i video vadano tra i consigliati, è mettere il like al video. Non è tanto l'iscrizione, raga, perché possiamo avere anche 200.000 iscritti come youtuber che ultimamente vedo che salgono gli iscritti molto magicamente, ma poi fanno sempre le stesse visualizzazioni. Non ha senso, raga. Quindi vi chiedo, per piacere, se i video vi piacciono e sono funzionanti, un like è gradito al 100% e vi ringrazio del supporto. Quindi, a questo punto, raga, una volta che spawniamo e siamo fuori dal nostro deposito veicoli, andiamo sui veicoli speciali e spadabam, avremo tolto il nostro death spot e avremo di nuovo il nostro veicolo del CEO, raga. E a questo punto spadabam.